Confondono le netturbine per personale del 118 e le aggrediscono. A denunciare le violenze sui social è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, la quale nel post pubblicato su Facebook ricorda che si tratta dell'ennesima aggressione del 2023. La postazione 118 annunziata viene allertata per arresto cardiaco a Piazza Capri. Il mezzo impiega 12 minuti a percorrere la tratta Corso Umberto San Giovanni. Una volta sul posto riferiscono all'equipaggio che il paziente è stato trasportato con mezzi propri in pronto soccorso. Evidentemente parenti del paziente che, scambiando le netturbine per il 118, le iniziano a picchiare e a tirare i capelli, iniziando a tirare pietre e a dare cazzotti anche sulle fiancate del mezzo di soccorso. Fortunatamente l'equipaggio si è chiuso nel mezzo ed ha fatto retromarcia per tornare in postazione. Era destinato ad alcuni detenuti del carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere il carico di stupefacenti e gli 11 telefoni cellulari sequestrati dai carabinieri di Caserta, che hanno anche trovato un drone verosimilmente destinato a introdurre il materiale nell'istituto di detenzione. Il carico è stato trovato dai militari a bordo di una Fiat Panda, sulla quale viaggiavano 4 persone, tutte arrestate in flagranza, a cui ora la procura di Santa Maria Capua Vetere contesta i reati di detenzione a fini spaccio di sostanze stupefacenti. 2 quindicenni in bici, un ragazzo e una ragazza che stavano attraversando sulle strisce a Garbagnate nel Milanese, sono stati travolti da un furgone la scorsa notte. Il giovane è morto, la sua amica è grave in ospedale. L'autista è un 32enne romeno che si è poi fermato a prestare soccorso. Era positivo all'alcol test e senza patente. È stato arrestato per omicidio stradale. Il 118 è intervenuto con 2 ambulanze e un elicottero. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in arresto cardiaco ed è deceduto poco dopo. La giovane in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano in coma. Procedimento disciplinare nei confronti di Cuno Tarfusser, dopo la denuncia di una dirigente della Procura Generale di Milano per un conflitto insorto con il magistrato che ritiene errore giudiziario l'ergastolo inflitto ai coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage compiuta a Erba, in provincia di Como, nel 2006. La competente Procura Generale della Cassazione ha avviato il procedimento disciplinare non per la fondatezza o meno della messa in dubbio degli ergastoli, ma per il modo di farlo. A Tarfusser viene contestato di aver violato i doveri di correttezza, riservo ed equilibrio, quando il 31 marzo depositò di propria iniziativa in cancelleria la richiesta di revisione della condanna definitiva dei 2 ergastolani, in palese violazione del documento organizzativo dell'ufficio che assegna all'avvocato generale e al procuratore generale la facoltà di richiedere le revisioni di sentenze qualora sopravvengano nuove prove di innocenza. In Italia non serve il salario minimo, serve un salario ricco perché non siamo nell'Unione Sovietica in cui tutti avevano lo stesso stipendio. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo all'assemblea di Coldiretti. Dobbiamo realizzare una rivoluzione liberale, ha aggiunto. Un tassello al giorno, abbiamo 5 anni per farlo. Ogni decisione di ogni giorno è una tessera del mosaico per la nostra rivoluzione liberale, che significa anche maggiore benessere economico per gli italiani. L'obiettivo è questo. Il vice premier è intervenuto anche sull'aumento dei tassi di interesse, dicendo: non condivido quello che fa la BCE. È vero che è un istituto bancario indipendente, ma aumentare i tassi di interesse quando l'inflazione è provocata dall'aumento delle materie prime non funziona. La banca non deve mettere in ginocchio imprese e famiglie. Aumentare i tassi spaventa. Noi dobbiamo fare il contrario, favorire la crescita. Di solito i telefoni calano di valore anche dopo poco tempo, ma non è stato il caso di un iPhone del 2007 venduto ad un'asta negli Stati Uniti per $190,000. Il telefono nuovo è ancora nella scatola e considerato dai collezionisti il sacro graal dei cellulari, poiché quell'anno ne furono prodotti pochi modelli da 4 giga. Poco dopo il suo lancio, infatti, Apple mise sul mercato quello da 8 giga a $100 in più e decise di interrompere la produzione del primo modello. Il suo prezzo originario era di $599. Il primo iPhone fu lanciato dall'allora amministratore delegato di Apple, Steve Jobs, il 9 gennaio 2007. Andò in vendita negli Stati Uniti il 29 giugno dello stesso anno.